Presentati stamattina alla stazione di Foligno i primi due treni straordinari per raggiungere la caserma Gonzaga in occasione dei concorsi in programma dal 2 al 5 luglio e dall'8 al 12 luglio. Per i test di ammissione si attendono circa 1.600 visitatori al giorno. I treni straordinari nascono su richiesta e con la copertura economica di 40.000 euro da parte del comune di Foligno, che ha firmato un accordo commerciale con Trenitalia volto a integrare il trasporto ferroviario regionale sulle linee Foligno-Orte e Orte-Falconara. I convogli collegheranno Foligno con Orte, confermata a Terni. Nel dettaglio sono due le nuove linee, quella in partenza da Foligno alle 12.40 e arrivo ad Orte alle 13.50, confermata a Terni alle 13.29, e quella in partenza da Orte alle ore 14.39 con arrivo a Foligno alle ore 15.49, confermata a Terni alle ore 14.56. Dunque, dopo le polemiche di maggio nate dai reclami dei giovani candidati venuti a Foligno per svolgere i test di accesso alle cariche dell'esercito al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, comuni e associazioni di categoria si sono impegnati rispettivamente per evitare sovraffollamenti e disagi sui treni e sul fronte della comunicazione dei servizi turistici. Su questo secondo ambito di intervento, Federalberghi, nella persona di Elisa Cesarini, annuncia tariffe convenzionate nelle strutture associate. Dal canto suo, Cristiana Mariani, presidente di Confesercenti Foligno, propone una card per usufruire di sconti e agevolazioni nei negozi ed esercizi del centro storico, rincalza Cristiana Mariani, presidente di Confesercenti Foligno. Inoltre, Federalberghi, insieme alle altre associazioni di categoria, annuncia di voler puntare su una comunicazione tempestiva in ogni hotel attraverso cartine e materiale pubblicitario della città, dei musei e delle iniziative. Indirizzeremo poi tutti a fare un salto alla nostra APT, dove ci saranno tutte le informazioni. L'amministrazione intanto si prepara a mantenere aperta l'APT e tutte le attrazioni turistiche comunali.